Berlino sono arrivato per amore perché ho seguito la mia compagna che è tedesca e lei, insomma, dopo un po' di anni vissuti a Roma ha sentito il bisogno di tornare a casa. I tedeschi la chiamano Heimweh, la nostalgia di casa, l'equivalente tedesco della Saudage. Venendo da Roma, quindi dal bello, l'impatto con l'autunno berlinese è stato un po' sconfortante, devo dire. E io dopo un po' di ritrosia all'inizio mi sono convinto e abbiamo deciso di cominciare questa nuova vita. A Berlino l'arte ha un ruolo molto importante, è un discorso anche storico che viene dagli inizi del Novecento, quando c'erano tutte le avanguardie, e poi durante la Guerra Fredda c'era questa idea di un po' di un'isola, quindi attraeva artisti, gente magari fuori dagli schemi. Adesso sicuramente è un posto dove la gente tiene in grande considerazione la cultura, c'è un grande supporto delle istituzioni, molti soldi anche che girano intorno all'arte, e per me è stato sicuramente un grande miglioramento vedere come il documentario qui sia considerato non un genere minore rispetto al cinema o rispetto al giornalismo come mi capitava di sentire in Italia, ma qualcosa che genera un profondo rispetto, curiosità, attenzione. Io faccio il regista di documentari, mi occupo principalmente dei documentari che hanno spesso temi politici. È affascinante perché combina comunque la mia passione per il cinema, per il racconto con le immagini, a interessi che per esempio sono per la storia, per la politica, per l'attualità, per i diritti umani. Recentemente abbiamo vinto il Grimme Prize, che è il riconoscimento più alto per chi fa questo mestiere, documentari e non solo, e è un po' l'equivalente del David di Donatello, se vuoi, tedesco. E la cosa più bella è che abbiamo vinto il premio della giuria popolare, in cui eravamo in competizione non solo con altri documentari, ma anche con serie, film, il meglio della stagione televisiva tedesca. E per un documentario che parlava di Afghanistan è stata una grande soddisfazione. Mi piacerebbe continuare a fare questo, mi piacerebbe raccontare la mia famiglia e la diaspora attraverso i continenti di zii, cugini. Io ho parenti in Australia, in Argentina, negli Stati Uniti, in Canada, e mi piacerebbe andare a trovarli e raccontare le vite che hanno incontrato, insomma, negli ultimi 50 anni al di fuori dell'Italia. Mi consentirebbe di conoscere una parte della mia famiglia che per me è rimasta sempre un po' lontana, un po' misteriosa.